Dere shishishishi a tutti ragazzi, ci siamo. Lo scorso video, seppur breve, ci ha mostrato lo scontro epico con uno degli dei traditori, Ifrit. È stato veramente fantastico, una delle boss fight più belle del gioco, ma adesso finalmente ci siamo. L'oscurità è piombata nella nostra capitale, Insomnia, e spetta a noi riportare la luce dall'oscurità. Varcata questa porta, raggiungeremo la sala del trono, dove ci attende la nostra nemesi, Ardyn, che dovremo affrontare. E niente, ragazzi, è stato fantastico. Io non so se. Io nel dubbio lo scorso video l'ho tagliato qua perché non so se spalancata questa porta ci ritroveremo già di fronte quello che probabilmente sarà il boss finale. Credo. Poi. Sarei anche contento di ricredermi se andasse avanti ancora per 3 ore, però. Apriamo. At Spostati long pronto. last, the citadel, the throne is Ok. just up ahead. Ok, no, no, si va avanti, si va avanti. Il trono è vicino. It's all lit up. Guess he's expecting company. He wants this as bad as we do. Eh già. Think the elevator's working? Huh. Sure looks like it. He is really taking us by the hand. He'll save our legs the walk up. Ok, sì, ragazzi, Ardyn aspetta questo scontro almeno quanto lo aspettiamo noi, anzi in realtà lui dà molto di più. Lui doveva essere il re del regno di Lucis, insomma. Invece si è fatto carico del male del mondo ed è diventato il nostro nemico, solo che ha aspettato tutto questo tempo per vendicarsi, per sferrare il suo attacco finale, distruggere la luce rappresentata da noi. E quindi è qua che è bello carico, pronto, che ci sta spianando la strada come ha sempre fatto, ragazzi, come ha sempre fatto dall'inizio del gioco. Vi ricordate quando io rimanevo stupito del fatto che si comportasse come un alleato? In realtà ha fatto tutto questo semplicemente perché voleva uno scontro vero per cancellare, per estirpare una volta per tutte il regno di Lucis al massimo delle sue possibilità. Ok, dobbiamo prendere l'ascensore. Intanto guardate che belli questi corridoi di marmo nero, bellissimi. Il nero è il colore del regno di Lucis, è il colore, infatti è anche il motivo per cui noi siamo vestiti nero, ma mi sembra che ve l'avessi già detto questo nel gioco. Ok. Saliamo, ragazzi. Wow, guardiamo i nostri compagni. Tostissimi. The throne room waits outside. Yeah. And so does Arden. Acting like he owns the place. Ah, It's davvero. time to take it all back. It ends here. Tonight. Sì, in realtà qui c'è un piccolo di errore di traduzione. Non è finalmente stanotte, ma finisce qui stanotte, che è molto più epico come, diciamo, come affermazione, molto più epica. Finisce stanotte, finisce già, finisce nel bene e nel male, perché Bahamut ci ha detto che dandoci il potere dei re necessario per sconfiggere un avversario immortale, tanto potente come Ardyn, che si è fatto carico dell'oscurità del mondo, probabilmente perderemo la vita. Ora, io spero che non sia così, anche se. Remember how nervous we were in front of King Regis the day we left? Ah, già. That was the last time we were in here. Yeah, they even let me in that day. Feels like forever ago. Eh già, e quindi teoricamente potrebbe essere veramente l'ultima e l'unica grande cosa che faremo da re, riportare la pace nel mondo, riportare la luce nel mondo. Esamina. Guessing Arden was meant to appear in these two. Ah, sì. Never would have guessed that guy for royalty. He's been living a long time, in a world he could share with no one. Sì, tutto sommato è malvagio, poi non così malvagio il nostro Ardyn, nel senso lui si è fatto carico del male del mondo e è diventato corrotto, ma è stato comunque un gesto estremamente Do the altruista. paintings of the prophecy still adorn the walls? Yeah. Intact and amazing.
We'll witness firsthand whether their story comes true. I'll make sure it does. Bellissime tra l'altro queste rappresentazioni, questi quadri. I always hated this room as a kid. Yeah? Why's that? Coming here always made my dad all serious and sad. It no doubt reminded him of the fate his son would come to bear. Huh. Eh già. So, Arden is the darkness of the legends. Ironically, since he was to be the King of Light. And only I can deliver him from his own darkness. My buddy's gonna write the last chapter of the legend. So cool. Dai, pronto, non rovinare tutto con le tue battute. Sì, è veramente una figata comunque, ragazzi, davvero sono fomentatissimo. I recall a young prince leaving his mark on a painting. Su quale? Is it still there? I don't think anyone could spot it. Had one of my attendants cover it up pretty good. Eh già. Va bene. Ci siamo, ragazzi. Questa potrebbe essere la porta verso la sala del trono. Not much farther. Well, shall we? Knocked? Yeah, but hold on a sec. Prompto. Can I see your photos? No. Yeah. I just need one. To cavolo. Take with me. Cavolo, oh. Ragazzi. Yeah. I get it. You can take whichever you like. Mio Dio. Wow. Un tuffo nei ricordi. Think of all the places we've been. All the shops along the way. Always something new around every corner. Only befitting the regalia be included in the shot. Cavolo, ragazzi. Brividi, veramente brividi. Su tutto il corpo. Ardin, la prima volta che l'abbiamo incontrato. Dino, l'oreficere. Mamma mia, ragazzi. Davvero. Davvero emozionante. Really brings back memories. Cor, il buon vecchio Cor. L'immortale. Sid. Caspita. Tutte le persone che abbiamo incontrato. Questa è bella. Chiaramente sceglierò una foto di gruppo dove ci siamo tutti. Anche questa non è male. Magari non troppo scontata. Il maledetto Behemoth. Ragazzi, ma che bastardi. Che bastardi. Mi stanno veramente facendo inumidire gli occhi. Sì, vabbè, il completo bruttissimo di Noctis. Talcott è il vecchio. Iris. Sto panzone che mi chiede le foto. Madonna, nelle caverne di ghiaccio con quel gessato bruttissimo, ragazzi. È bello. You thinking back to when we took that? Ah già, sì. Sto ripensando proprio a quando l'abbiamo scattata. Maledetti voi. Ardin. Con tutti gli altri. Il nostro primo sidereo. I messaggini con Luna Freya. Maledizione. Ramo, ragazzi, veramente, che ricordi. Tra l'altro a questi ricordi corrispondono anche dei ricordi di questa serie per me. Io ne approfitto per ringraziarvi davvero. So che ve l'ho detto un sacco di volte, è un canale piccolissimo. Something catch your eye there, bud? Mega di nicchia, ma grazie a questa serie, grazie a voi che l'avete seguita con me, siamo arrivati a quasi 150 iscritti, comunque 130 e passa oggi. Quindi davvero grazie di tutto, anche ognuna di queste foto è legata anche a un ricordo di questa serie. Aranea. Caspita. We sure had good times around the campfire. Gotta take one from our zany adventures. Assolutamente. Sto solo aspettando di scegliere la più bella. Vabbè, andiamo un po' veloci.
Ignis sure cooked up a culinary cornucopia at camp. Ah già. Cavolo. Questa con Gentiana, il nostro angelo custode, e che gli è Shiva. Il Moguri. Fai vedere questa? Ah, questa c'è, cavolo, peccato. Cioè ieri sta avanti, se no sarebbe stata una gran foto. Vabbè, questa foto di gruppo. Beh, questa dai, questa è la più papabile, eh. You thinking back to when we took that? Grazie, scusate, so che magari per molti non significa nulla, ma davvero rivedere tutte queste scene, tutte queste sequenze. Anche questa al bar, bella. Anche questa è bella, eh. Forse è più questa. L'accordo è stato siglato. L'accordo con accordo. What? Vabbè. Something catch your eye there, bud? No, questa non particolarmente. La battaglia con Ravus. Meno male che del capitolo 13 ci sono poche foto, perché Prompto non c'era, perché quello invece mi avrebbe portato dei bruttissimi ricordi. Ok. Ok, queste sono solo foto di paesaggi. Ah, tra l'altro Carbuncle, questo cagnolino qua, che era sbloccabile con la Platinum Demo di Final Fantasy XV, compare ogni tanto nelle foto. Anche questa è molto carina. Forse è questa, va. A shot of us in combat might be cool. Questa è bellissima. Questa è veramente artistica. Anche questa. Questa vicino al vulcano e al Ravatok. Un vestito della nostra defunta promessa sposa. E basta. Va bene, io direi di prendere, sono un po' indeciso tra questa e questa. Forse questa. Non saprei. Anche quella al bar però mi piaceva. Dai, quella al bar. You thinking back to when we took that? Adesso come la ritrovo? Sarà questa? Questa, dai. I can't beat that. A shot of all four of us together. Infatti. Through it all, we had each other. Già. Then it's settled. That's the one? No backsies? Sì, sono sicuro. Sì, sono sicuro. I ragazzi, guardateli qua che belli. A parte Prompto. No, scherzo, anche Prompto ci sta. Ci ha fatto fare delle belle risate. Yeah. Ok. What is that? Oddio. Cavolo. I'm afraid you're out of luck. Mamma mia. The throne brings you here. It seats only one. Off my chair, Jester. The king sits there. Oh, Noct. How I have waited for this. Longer than you could ever know. Tonight, the dreams of the blood royal come to an end. Spite's all that's kept him going. Talk about a grudge. Odin sits the throne. Not for long. This is my ascension. Che succede? What did you do? They have no place in this. The Battle of Kings. Come, Noctis. Cavolo, ragazzi, ci siamo. Ci siamo veramente stavolta. Ok, raggiungi Ardyn. Cavolo, i nostri amici sono svenuti. Spero che stiano bene. Va bene. Guardate cosa ha fatto quel bastardo.
sono i consiglieri di nostro padre. Addirittura quello potrebbe essere Re Regis. Non riesco a vederlo bene, ma questo qua con il vestito come il nostro, con la cavigliera così, potrebbe essere addirittura nostro padre. Maledetto figlio di puttana. Va bene, è giunto il momento. Molto dark, questa parte. Molto molto dark. Il trono. Chissà se riusciremo a sederci sopra una volta che tutto questo sarà finito. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Basta. Ci siamo. Wow. Wow. Proiezione tattica. Ok. È giunto il momento di... Diamo un ultimo sguardo. È giunto il momento di riportare la luce in questo mondo. Scusate, io sono molto teatrale, ma... concedetemelo in un momento come questo. Ok, proiezione tattica, vai. The once helpless and hapless prince. Is he now ready to claim his crown? Don't let us down. Wow. Let the games begin. No, now they end. Andiamo. Ragazzi, siamo da soli, non possiamo contare sui nostri compagni. So you are the chosen cavolo. King, but you are a second choice in best. Ok, cerchiamo di sfruttare le proiezioni tattiche, dato che non ci curerà nessuno. Dov'è finito? Dov'è il bastardo? Non lo vedo. Oddio ragazzi, ho perso. Oh! Chiaramente non credo che lo potrò avvelenare. Ok. Caspita. Boom. Questo l'ha sentito, eh. Aia, 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 aia. Proiezione tattica. Dai, gli abbiamo levato veramente pochissimo, eh. Che succede? Ok, ok, sono ben equipaggiato in quanto a cure. Caspita. Posso utilizzare un'invocazione? Usiamola. Probabilmente dovremo farlo. Ah, Ramu. Grande. Guarcia al cielo. I'm truly disappointed. Can't you do any better than that? 10 years and nothing to show for it. Mi sembra che però hai perso un bel po' di vita, quindi. Where is your head? Aspetta. Ok, proviamo a cambiare arma. Non credo sarà così semplice comunque, anche se riusciremo a levargli tutta la vita adesso. Cavolo. Oh! Bastardo. Piace usare la magia, eh? Ok. Cavolo, ha ripristinato la vita. Far from over. Well, let's have it then. You and your crystal. Against all I have become. Power of light! Caspita! Oh, a king at last!
Wow, ragazzi, ci siamo. Abbiamo il potere dei re. Anche lui però ce l'ha, maledetto. Cavolo. Mamma mia. Mamma mia, combattimento volante. Oddio. È un po' come quello con Leviatano, cioè un bel casino però. Però no, stavolta subiamo dei danni. Dobbiamo continuare a colpire senza lasciarli tregua. Cavolo, ci sta levando vita. Oddio, ci ha ucciso. Ok, siamo di nuovo in gioco. Sotto, 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 ragazzi. Maledetto figlio di puttana. Wow, 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 wow. Ok, non lasciamogli il tempo nemmeno di pensare. Eccoli. I re. The kings of yore are on hand, calling you forth to oblivion. Ok, ragazzi, ci siamo. Yet when your father died, you were off playing with your friends. E non farmela pesare. Your beloved died. You lay watching. Ah, cazzo, non riesco a colpirlo. Powerless to stop it. You think 10 years is a long time? It is nothing to me. I have lived in darkness for ages. Mio Dio. Cavolo. Ci sta distruggendo. Tutto il rancore che ha ce lo sta lanciando contro. Maledizione. Non bisogna lasciare che colpisca. Maledetto. Vai, vai così, vai così. Con tutte le armi ancestrali che abbiamo. Bam. So, that is how you would end it. È finita.